Continuano a fioccare polemiche sulla nuova viabilità di via Trave a Fano, a 2 mesi di distanza dal restringimento della carreggiata sia di fronte alla palestra che poco prima di via della Giustizia. I residenti non demordono e chiedono a gran voce che si trovino altre soluzioni per rallentare la velocità. Come spiegano i cartelli affissi sulle persiane, sulle recinzioni, ma anche sui pali della segnaletica stradale, anni fa avevano chiesto al comune un semplice autovelox e non questo scempio. Molto pericoloso, basta vedere i segni che ci sono, quanti cerchioni sono caduti per terra perché pur di passare accelerano, nessuno rispetta il divieto di transito, niente, nessuno, ognuno fa quello che vuole, vanno più forte di prima e non parliamo della sera quando vanno a 100-120 all'ora. Hanno speso 23.000 euro per niente, buttati via, soldi nostri. Abbiamo sempre chiesto rispetto e tutela dei residenti, ha proseguito Giorgio Francolini, servono più controlli delle forze dell'ordine. È successo questo, che chi ha fatto il progetto non ha pensato che le porte dei residenti si possono aprire anche verso l'esterno. Un bambino uscendo di casa è stato investito da un motorino. La porta, diciamo, non è successo niente di grave, ma poteva accadere una tragedia. Per la paura di transitare nella strettoia, passano qua, dove non dovrebbero passare. E così, per evitare che possa accadere di nuovo, la proprietaria dell'abitazione ha parcheggiato la sua auto in questo punto, ma ha già preso una multa. Mettessero i rivelatori di velocità a questo punto, ti arriva la multa a casa, la prossima volta ci guardi. Quindi le modifiche che sono state apportate non servono a nulla? Scusate, avete provato voi a girare in bicicletta? Cioè, provate voi in bicicletta, vi renderete conto di dove dover passare. Io ci sono le macchine, qui tu non puoi passare, se ti metti là ti sgridano, adesso basta. Cioè, veramente vergognoso. La cosa buffa è questa, che quando sei in macchina pensi di essere immortale e c'hai la precedenza. Non è così. Sto anche pensando di andare a scuola guida per colpa dei cafoni, perché dico, ma dove sbaglio? Ditemi dove sbaglio. Se verrò investita, se non altro dirò ai miei. Bene, sono morta, verrete risarciti da Pinco Pallino, che era un deficiente, era un assassino che guidava. Ma come sto calmo? Io perché devo passare per giocare l'altra parte, voglio loro. Senti com'è? Maleducato! Stai a casa! A dire la sua è anche un pensionato per 40 anni, dipendente della provincia. Dopo il ponte verso Fano, nella curva si trova un ostacolo che si affaccia una macchina dalla via di fronte, vengono facendo il suo passo sopra il marciapiede che me l'ha rotto. Comunque sono tutte queste che non vedono nemmeno tecnicamente quello che si deve fare, perché le zanelle sono più basse di 4 dita di quello che è il manto stradale ed è pericoloso per le biciclette e per i motorini, perché ho raccolto qualche vecchietta che è cascata per via, che è la ruota, quando va sotto la zanella non rimonta su. E queste cose bisogna saperle, un tecnico deve vedere, deve venire sui lavori. Io non li ho mai visti i tecnici. Intanto, come annunciato dall'assessore Tonelli, oggi, domani e giovedì dalle 8.30 alle 19, via Fornace e via Trave nel tratto compreso dalla rotatoria Terrazze fino a quella dell'interquartiere rimangono chiuse al transito dei veicoli per i lavori di asfaltatura del manto stradale. Rimangono però anche altri problemi. Le 3 fermate dell'autobus soppresse qui. Non so neanche come facciano a ripristinarle perché non c'è più lo spazio per fermare il tram, non c'è. Diceva però anche della cartellonistica per i tir. No, i divieti del transito dei camion qui io non li ho visti. Però l'amministrazione, se fa le strade grandi, nuove, buone, deve convogliare il traffico in quelle strade grandi, nuove e buone. Non nelle strade vecchie, che vanno usate troppo da tutti. E bisogna unire gli interquartieri, da San Cristoforo qui non deve venire giù più nessuno, devono andare diritti. Però voglio dire, io abito in questo quartiere e vedo che le cose non vanno assolutamente migliorandosi, anzi.